municipale sprovvista di? Innanzitutto sono un agente trasferito da Firenze da circa un anno, mi fanno lavorare in questo clima, insomma, di aumenti di scippi e borseggi senza pistola e oltretutto mi fanno lavorare di sera con personale non qualificato, non appartenente alla polizia municipale, perché insomma lavoratori della provincia, lavoratori socialmente utili. Ecco, allora proviamo a immaginare, socialmente utili a me viene da pensare nelle scuole, possono dare una mano anche alle pulizie, insomma, loro da quello passano a fare gli agenti. Certo, svolgono veri e propri compiti che sono insomma demandati a noi. Svolgono funzioni di viabilità, insomma, ausiliari del traffico, guidano veicoli di servizio senza avere l'obbligatoria patente di servizio ormai. È una cosa che non fa molto sorridere. Sì, infatti è amareggio, perché praticamente la cosa che sorprende è che questo personale è personale della provincia. Noi come sindacato Lipol, lui è un nostro dirigente sindacale, abbiamo scritto prima al comune proprio per avere chiarimenti. Abbiamo visto che non hanno voluto intendere, abbiamo scritto alla provincia e ci hanno promesso che dovrebbero aprire un'inchiesta per capire cosa sta succedendo. Quello che noi vogliamo sottolineare, noi non abbiamo niente contro gli altri categorie. Anzi, noi vogliamo una piena collaborazione, però il discorso è questo, è che oggi come oggi già fare l'agente di polizia municipale è difficile. Prendere una persona, fargli indossare una divisa senza nessun tipo di preparazione e soprattutto mandarlo allo sbaraglio, perché non dimentichiamo che San Sebastiano ha avuto certi problemi di criminalità. Proprio per questo si stava cercando di sottolineare un maggior coordinamento delle forze di polizia. Quello che ci dispiace è che praticamente c'è qualcuno, c'è il comune che pensa che facendo indossare l'abito si possa fare in Monaco, non è così. Ecco, ma non si procede per concorso, io ricordo male forse. Sì, si procede per concorso, ma questo è personale semplicemente appoggiato presso il comando di polizia municipale, non è personale effettivo. Lei lavora molto? Abbastanza. C'è molto da lavorare qui? Ci sarebbe molto da lavorare, purtroppo siamo in pochi e quindi non possiamo, insomma, adempiere tutti i nostri compiti.